La musica che diventa un mestiere. Nasce alla Sanità un centro di registrazione ed elaborazione del suono nei locali della seicentesca Basilica di San Severo. Sull'organo di questa chiesa, Domenico Cimarosa cominciò da bambino lo studio della musica. Sei ragazzi del quartiere hanno costituito una cooperativa che gestirà il Sanità Music Studio, spazio d'avanguardia per la produzione musicale realizzato col contributo di finanziamenti privati. Patto di ospedale, ci stavamo conoscendo così piccolo, così speciale. Nei tuoi occhi vedevo la speranza di chi senza un lavoro fisso porta avanti una famiglia. Io credo che bisogna dare sempre delle alternative alle persone. Se tu gli dai il bello, cioè quello che sta succedendo oggi in questo quartiere, secondo me i ragazzi hanno un grande rispetto. Ma io credo che questa iniziativa sia stata una cosa molto grande, sperando che vada avanti e che non si faccia condizionare da niente e da nessuno, no? Poi il tutto verrà automaticamente, capito? Per 16 mesi i ragazzi hanno studiato come tecnici del suono, grazie a un bando promosso dall'associazione L'Altra Napoli, specializzandosi sull'elaborazione audio digitale e sui sistemi multimediali. Un'importante opportunità professionale che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica e sociale del territorio cittadino. È mia intenzione, nostra intenzione, è che la cultura debba attraversare orizzontalmente la città, quindi noi fortemente appoggiamo iniziative di questo tipo, che hanno nella creatività, nella musica, nell'arte, nella cultura il DNA, che poi creano anche posti di lavoro. Il messaggio che viene da questa iniziativa, che mette insieme anche la Curia, la Fondazione Telecom, il lavoro di Padre Gennaro e di altri, vede l'appoggio ovviamente della città, quindi del sindaco, e questo è il messaggio, insieme per creare anche posti di lavoro attraverso la creatività dei figli e dei giovani della nostra Napoli. Noi abbiamo una grande ricchezza che è il capitale umano, non abbiamo soldi, lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, i soldi sono pochi, ma se mettiamo il capitale umano insieme e vediamo anche chi invece ha i soldi e li vuole anche utilizzare per i beni della collettività, possiamo fare, secondo me, cose importanti alla sanità come in altri quartieri.